Siete pronti? Sì! Oggi farai l'intervista a figlia Chiara con... Babbo mostro! Che brutto, puzza anche. Non niente, niente. Nome? Chiara. Babbo mostro. Cognome? Condello. Klaus. Età? 7 anni. Da qualche mese ne faccio 8, però ce l'ho 7. Oh, adesso voglio sentire quanti anni ho. 187 anni. Ma ti rendi conto che sei un vecchio? Animale preferito? Fammi pensare. Il criceto. La renna. Classico e banale. Quale sarà il giorno più bello della tua vita? Arrivare sul canale Mamma Giulia Figlia Chiara a 1 milione. E chi non l'ha ancora fatto, iscrivetevi al canale. Attivate la campanella. E lasciate un bel like. E invece il giorno più bello, quando arriverai a 1 milione di iscritti sul canale, e io vi ruberò il canale. Tu sei proprio matto di cervello. Io preferisco l'altro, il Babbo Natale. Tu te ne devi andare fuori da casa nostra, è bellino. Lo deciderò io quando andrò. Comunque sei puzzoso e sei brutto. Colore preferito? Quindi il mio colore preferito è lilla. È tutto pieno di dolcetti. Il nero. Il classico e banale, infatti si può vedere dal tuo sfondo, è bruttissimo. A me mi piacciono i colori tutti belli colorati, punto uno. Punto top. Ti piace il Natale? Secondo te? È ovvio che mi piace! Non vedo l'ora che è il Natale, così mi porterai i regali, non tu, perché tu non me li rubi. Così te li ruberò tutti. Sì, tu me li rubi. Invece l'altro, che non so se è tuo fratello, che ne so, però al massimo è buono l'altro. Tra 12 giorni è Natale e poi chi non l'ha ancora fatta la letterina, farla! Farla, così vanno tutti a casa vostra a rubarvi il Natale. Tu non vai da nessuno, perché no, eh? E mi fai? No! E dovete scrivermi qua sotto cosa volete da Natale. E tu, brutto, puzzoso e brutto, tu te ne devi andare dall'Italia. Canta una canzone di Natale. Dare in Apollo Nord, ti ruberò i don. La tua passione? Disegnare e fare appiccicatura. E ovviamente fare video, cioè. E tu, bellino, non ci ruberò. Adesso sono bello, eh. Prima ero brutto, adesso sono bello. Inizio a piacerti, eh. No, perché? La mia passione, ovviamente, è rubare il Natale. Specialmente quello di mamma Giulia e figlia Chiara. Ti vorrei. Però c'è la riga che ci separa, uffa. Miglior regalo fatto? Ho regalato il mio vestito nuovo al mio elfo personale. Passo, non lo so. Il tuo sogno? Diventare una fattina. Il mio sogno è rubare il canale di mamma Giulia e figlia Chiara. No. Me lo terrò tutto per me. No, anche... Bisogna arrivare a 1 milione, quindi signorina, o te ne vai via o ti mandiamo noi fuori, via da casa nostra, perché questa è casa nostra, punto uno. E punto secondo, te ne devi andare, ok? Lo deciderò io quando andare. Zero. No! No, lo dici io, perché questo è il nostro Natale! Punto! Vai avanti! Colore degli occhi? Alcune volte marroni, alcune volte verde, però ce l'ho sempre marrone. E tu? E alcune volte bianchi, alcune volte neri. Colore dei capelli? Marroni. Bianchi, come la mia barba. Adesso parliamo un po' del rapimento di figlia Chiara. Allora, perché sto brutto babbo mostro al mio fianco destra, allora io sto entrando in casa e con l'inganno mi ha fatto mangiare un cioccolatino. Io pensavo che la mamma mi aveva preparato la merenda. So qua mi ha preparato una merenda proprio. Vabbè, guarda cosa è successo che facevamo prima. Dimmi dove mi trovo? Mi trovi a casa.
dove è Babbo Mostro? No, me ne devo andare assolutamente. Guarda, lì c'è la luce. Forse c'è il mio armadio. Aspetta, che lo vado a trovare. Oh, eccolo, devo trovare la luce. Perché hai rapito Chiara? Ti voglio proprio sentire perché hai rubato Chiara. Secondo me mi vuoi fare una battaglia animale. Mi vuoi trasformare in Ti trasformerò. Io ora non anticipo nulla. Tu me lo scoprirete nei prossimi episodi. Dopo me lo dici. No. Uffa, sei cattivo proprio. È Babbo Mostro, molto cattivo. Bussola e punto. Conta da 22 a 39. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Che, comunque, che domanda classica che hai fatto, Telecamera, ma 39, 38, 37, 24, 25, 32. Tu devi andare a scuola, vieni a scuola. 30. Ragazzi, lo volete sto brutto Babbo Natale vedere a scuola con me? Che c'ho anche la lavagna che dopo la preparo. Che ti do una nota, ti boccio anche. Ti bocci? Conosci Pennywise? Vuoi sentire se conosci Pennywise? Comunque io sì che lo conosco, Fammi sentire, dai! Sì che lo conosco, siamo incontrati. E quando? Ma non lo sai neanche tu? Conosci Macchietta? Ovvio che sì! Macchietta! È la mia amica del cuore. È la mia amica del cuore. Conosci il Supremo Rob? Io conosco tutti. Tutti quelli che sono entrati nel canale di mamma Giulia e figlia Chiara. Io lo conosco! Io li conosco tutti. Ma tu lo conosci Scheletri? Vuoi sapere veramente chi è il Supremo Rob? Sì! Veramente? Sì! È mio fratello. Descrivi la persona che hai a fianco in tre parole. Allora, punto 1, è brutto, ha la barba bianca. Che poi ha il vestito rosso che non mi piace. Ed egoista perché mi ha rubato i regali. Tu sei troppo astuta, lingua lunga e furba. Tu almeno sei brutto, io sono astuta. Parlami dell'elfo, Babbo Mostro. Vuoi proprio sentire com'è il tuo elfo? L'elfo è il mio aiutante personale. Come si chiama? Lui si chiama Pepper. Yeah. Il mio elfo si chiama Pepper. What? Descrivimi Pepper. È il più vecchio amico di Babbo Mostro. E anche il più importante. Perché è il guardiano del luogo segreto dove si trova la casa di Babbo Mostro, naturalmente. Io ci sono già venuto. Guarda nell'episodio precedente. Come ti è sembrato fare l'intervista col tuo compagno di avventura? Devo dire che mi è piaciuto, però puzzato. Ti fai la doccia? Ogni tanto. Quando? Una volta all'anno mi lavo, io il 24 di dicembre mi lavo. Giunti al termine, vogliamo un vostro saluto. Oh, come? Intervista doppia. Ciao.